me l'attivismo è un'arte che non è solo bellezza, ma che diventa un vero e proprio linguaggio sociale. Lo scopo dell'attivismo è infatti quello di incidere nella vita attraverso l'arte. In particolare la street art, che è per sua natura sociale, può rappresentare un antidoto nei confronti dell'emarginazione, ad esempio, una tragedia interamente umana. Al centro della vita artistica della maggior parte degli street artist c'è un muro. Per quanto riguarda il mio lavoro, su ogni muro è rappresentata una storia, spesso di esclusione, più spesso di riscatto. In luoghi dove, cioè, i muri hanno un senso, come nel carcere femminile, piuttosto che in un centro di accoglienza per minori, io la chiamo arte contestuale, che nasce per un luogo specifico, per quei colori, per quella forma del muro, per quel contesto, ma soprattutto per la storia di chi ci abita davanti. E non potrebbe mai esistere in un altro luogo allo stesso modo. E le cicatrici della città diventano così le mie tele migliori. Il mio tema d'esame della quinta elementare era la caduta del muro di Berlino. È triste constatare tutti questi anni dopo che i muri continuano ad essere a aumentare. E quindi che cosa ha un muro più di una tela? Dipingere su un muro per me vuol dire anche attraversarlo.